4-1, risultato importante soprattutto per la differenza reti, mentre il Bologna, vediamo, perde con il Napoli. Primo gol di Pellegrini per il Napoli, forse sospetto di un tocco di braccio dell'attaccante per aiutarsi nel liberarsi degli avversari. Riesce a pareggiare il Bologna, a fondo di Castronaro, velocissimo, incertezza di Caporale nell'affrontarlo, Vincenzi batte Castellini, 1-1. La rete del 2-1 nella ripresa, c'è un po' di confusione nell'area bolognese, vediamo come si sviluppa l'azione che porta a questo cross dalla sinistra, nessuno tocca la palla, arriva per ultimo Vinazzani e segna il gol decisivo, tanto più che poi, come stiamo per vedere, ecco Iuliano che batte la punizione, ritornava sul suo campo con un'altra maglia dopo tanti anni Iuliano. Ed ecco, dicevo, la possibilità concessa su rigore al Bologna di pareggiare eventualmente la partita. Barbaresco ha dato il rigore e molto bravo è invece Castellini a sviare il pericolo sul tiro di Paris. Erano queste tutte le immagini che vi propongo.